Io ho 100 DVD fatti dal vivo. Io ho cantato su Tele Lombardia, su Antenna 3 e su Telenova. Con tutte donne nude. Antenna 3 con Memo Remigi, Tele Lombardia con Fausto dei Girasoli e su Telenova con il mio amico Beruschi, Enrico Beruschi. Ma le donne nude dove sono? Non ci sono. Le tieni da parte? Da parte per me. Camerino. Ok. Allora è pronto qui. Qui è pronto. Il cameraman dove è? Il cameraman dove sei? Antonio, dai. Arriva il cameraman. Dai, che io devo andare a fare il tecnico del suono. Adesso c'è un'altra canzone molto bella. Una canzone che arrivò in Italia da un film americano. Famoso film Rock Around the Clock, dove c'era Allen, Elvis Presley, tanti altri cantanti. C'era un famoso complesso, il famoso Platters, che lanciarono una canzone, la famosa Only You. Io la cantai prima ed eccola qua. Only You, vai Tony, Tony in a place. Vai! Eccoli! Only you can make a rose seem right. Come on, man. Bacio abbracci! Questa è una più grande canzone, dedicata a voi. E
Eccolo fuori dall'ala. Dal vivo. Lo siete fuori dall'ala. Mentre il suo cuore sta gridando. Stamattina il cartello, sì, io, cartello che fa sulla... a mezzanotte e mezza lui. Vede che magari si riposa un po', se no deve cantare adesso, cantare stanotte. Thank you.
Adesso guarda il 70-80 Allora, con appetito un omaggio a Tony Dall'Ala, io ci spero che potremmo fare. Vorrà dire che alla fine della canzone Tony mi fucilerà. Io ci provo. Last spoon, I acknowledge
and every highway and more, much more than thee I did in my way. Through grace I did few, but then again to fail to mention, I did what I had to do, and so I do without a sanction. I plan each of the course in Carlstadt along the byway, and more, much more than thee I need in my way. Yes, there were time I should have knew we died with all more than I could choose, but you did all when there was love. I had it up and speed it up, I face it all, hey, I to stop, and it is my way. Love, I love and cry, I my feel, my share of losing, and I did recite, I fancy though, so amusing. Today I did all that, and may I say, no, not a shy way, oh no, not me, I did it my way. For with a man, when I discuss, if none is sad, then he knows not to say the qualche cosa. Approfitto per questo attimo. Dove sei? Dove sei? Dove sei? No, 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 c'è un amico che mi deve dire qualche cosa. Eccolo qua, Fernando Ciarretti. Caro Tony Dall'Ara, io oggi sono venuto per dare una mano all'amico Tonino. E allora, dopo un po' ho pensato, ma visto e considerato che questa sera ci si vede, poi io vorrei scrivere due parole, se non altro, per ricordare i tempi trascorsi. Quindi è bene che anche tu ti renda conto con chi hai a che fare. Nel senso positivo, perché Tonino è partito da Lanciano, che aveva ultimato gli studi, e poi a Milano ha fatto quello che meritava. Poi abbiamo avuto la gradita sorpresa che abbiamo saputo che voleva invitarti, e allora a lui è lui che è imitatore. No, no, no. Io ho avuto modo
anzi di vedere tutti i DVD fatti in precedenza da Tonino, nei quali DVD c'erano, oltre a Tony Dall'Ara, c'era Memore Migi, Gigi Ventura e altri personaggi della musica italiana. Motivo per cui, niente, noi è una stima di affetto nei riguardi di Tonino, soprattutto perché eravamo bambini, 12, 13, 14 anni. E allora io ho scritto: ci rivediamo dopo anni e di certo non sappiamo, se non da alcuni giorni, dell'evoluzione avuta con l'occasione del prepensionamento della tua attività. I nostri complimenti e rallegramenti, Tonino. Non ti cambi mai, sei sempre lo stesso personaggio, volitivo e sempre in cerca di emozioni, come era già in terra d'età. Caro Tonino, gli anni passano e ci ritroviamo ora che siamo già nonni. Quanti anni sono passati, ma posso dire che hai avuto sempre, oltre alla nostalgia per Lanciano, la voglia di proseguire e di progredire. Uscivamo dalla guerra con tanta voglia di trovare un lavoro, oltre a studiare, per aiutare la famiglia e tutti coloro che avevamo vicino. Ricordo i tuoi genitori, e in particolar modo tua madre, che ti veniva sempre a chiamare e farti fare merenda o colazione. Tra parentesi, poi io non lo volevo dire, ma da noi venivi amorevolmente chiamato ricottina, perché la mamma faceva la ricotta e poi lo chiamava per l'altro. E giocavamo sempre tra Corso Bandiera, la salita delle poste e qualche volta Principe di Piemonte, con la palla di pezzi di tessuto. Io adesso vorrei vedere i giovani di oggi giocare con la palla di pezzi. Non mi soffermo nei particolari, ma a qualcuno della nostra comitiva capitava spesso che a mezzogiorno non mangiava. Parliamo del carne. Forti di queste esperienze che hanno reso forte i nostri caratteri, tu, come molti di noi, sei riuscito a progredire nella vita. Bravo, bravo, complimenti. Perché adesso noi ti stiamo festeggiando, però non tutti ricordano dettagliatamente che cosa è stata la nostra gioventù, la nostra gioventù. Non parliamo poi di rapporti amorosi che hai avuto e delle formidabili cotte che ha preso. Una di esse la ricordo ancora. Potrei fare anche il nome, ma non è proprio il caso. Di festeggiarti così, con tanta semplicità e con amore fraterno. Ti auguriamo tanta felicità unicamente alla tua famiglia. Bravo! Sono talmente emozionato, non lo so, non ho parole per ringraziarti, soprattutto non ho parole per ringraziare tutti voi che siete venuti, perché forse voi non lo sapete, ma sono 5 anni che io cerco di fare questa festa. Non ho mai trovato un appoggio. Questa volta ho avuto la fortuna, eccolo, di trovare un amico, tra l'altro un amico che non vedevo da 40 anni, il cui nominativo quasi può anche darsi, ma 53-54. Sono riuscito a trovare il suo, lui mi ha detto: come hai fatto a trovarlo? Io sono andato a Google, che è un motore di ricerca.
ricerca velocissima su internet e ho trovato l'amico Pier Giorgio, che fortunatamente era ritornato a Lanciano dopo essere stato per tanti anni ad Alessandria, e ha avuto la sua brillante carriera anche lui. Cosa devo dire? Pier Giorgio, io non ho parole, veramente, perché forse voi non lo sapete, io ero a Roseto degli Abruzzi, stavo a Cattolica, mi ero andato a Ferragosto a Roseto degli Abruzzi per trovare mia figlia, mio genero, i nipotini, due fantastici, Davide di 10 anni e Lorenzo di 6, sono due che vanno già a scuola di calcio perché poi pensano di diventare Maradona. Bene, sono riuscito a contattarlo, abbiamo passato praticamente il mese di agosto a telefonarci, a inviarci mail. Morale della favola, finalmente ci siamo riusciti, potevamo essere ancora maggiormente di più, però io dico che pochi ma buoni, perciò Pier Giorgio ti ringrazio di vero cuore di tutto quello che hai fatto per me, grazie. Bravo! Yes.